Commissario Pomponio, buonasera. Quali sono le principali iniziative di quest'anno della Sensia? Prima parlava di eventi desiderati dalle scuole e associazioni. Beh, desiderati, cioè sono degli eventi che le scuole organizzano alla fine dell'anno scolastico, sostanzialmente recite, racconti, sono quelle attività che loro, con le quali diciamo, si mettono in mostra alla cittadinanza, si presentano per quelle che sono le attività che hanno svolto durante l'anno, che hanno preparato durante l'anno. Cioè sono delle iniziative che organizzano le scuole, è evidente, non hanno nessuna forma di, come dire, collaborazione da parte del comune, hanno bisogno di spazi adatti ad ospitare un pubblico piuttosto numeroso, composto prevalentemente da genitori o da amici, insomma, parenti, familiari e così via. Quindi per questi eventi in particolare che negli anni scorsi si sono svolti all'interno della densostruttura, quest'anno, visto che la densostruttura non è stata messa a punto, insomma, non è stata preparata, siamo riusciti a dirottarli tra virgolette in un teatro, quindi comunque a consentirne lo svolgimento, che era una preoccupazione in effetti legittima da parte anche dei presidi, insomma, oltre che delle famiglie, che il rischio che non si potesse più svolgere, insomma, comunque con uno sforzo aggiuntivo siamo riusciti ad organizzarli, ecco, anche se in uno spazio diverso rispetto a quello tradizionale, che era quello dei cortili dell'ex caserma. Va da sé che può non essere un male questo, cioè nel senso organizzare degli eventi in luoghi diversi del centro storico di Voghera, che tradizionalmente sono esclusi invece dalla fiera, può favorire anche un po', come dire, una maggiore mobilità sul territorio e la valorizzazione anche di altri ambienti, di altri luoghi, di altri spazi. L'inizio della fiera rappresenta la fine delle polemiche relative al ridimensionamento della fiera stessa? L'inizio della fiera non rappresenta la fine delle polemiche, perché le polemiche ci potranno essere sempre, e quindi l'inizio della fiera è un inizio che è previsto dai programmi da 634 anni a questa parte, si tiene più o meno sempre negli stessi giorni, cioè nello stesso periodo che coincide con la festività religiosa dell'Ascensione. Le polemiche fanno parte del dibattito politico di qualsiasi realtà, quindi io le prendo per quello che sono, a danno degli stimoli e dei momenti di riflessione, talvolta sono, possono sembrare, insomma, giustificate, eccessive e così via, ma insomma non debbono. Come dire, questa non è la risposta alle polemiche, ecco, questo è il punto. La fiera non è la risposta alle polemiche sulla fiera. La fiera è un evento della città che si svolge da 634 anni. Ci sono anni in cui si sarà svolta con un concorso di centinaia di migliaia di persone e anni in cui non c'è venuto nessuno, pochissime persone, anche solo per ragioni climatiche, meteorologiche e così via. Quindi non è fatta contro qualcuno per rispondere a qualcuno, assolutamente. Lei prima ha parlato di una proposta voluta per valorizzare l'area del centro storico, proposta che ha trovato accoglimento però solo in parte. Perché solo in parte? Il ridimensionamento della fiera non è stato fatto per favorire lo sviluppo del centro, assolutamente no. Il ridimensionamento della fiera, e lo dico per l'ennesima volta, è un ridimensionamento esclusivamente in termini economici, cioè di finanziamento, e non necessariamente in termini di eventi. È stata una necessità di bilancio, perché l'amministrazione comunale di Voghera deve assolutamente recuperare, riducendo le spese, un gap che è stato dovuto a scelte, forse anche necessitate, che sono state assunte lo scorso anno. Ora, che il ridimensionamento, ripeto, in termini di spazi della fiera all'ex caserma possa favorire il ripensamento su altri luoghi, questo può essere un evento necessitato, un momento, una conseguenza necessitata o anche una scelta, cioè quando si ha bisogno di pensare si pensa, no? La proposta che ho fatto io un mese e mezzo fa, quando mi sono insediato, era una proposta indirizzata alle associazioni e così via, sotto due punti di vista: uno, un loro diretto coinvolgimento nell'organizzazione,
perché il problema era il problema della struttura. Allora, a questo punto, se è così vitale per le esigenze della fiera stessa, questa tendostruttura, perché non organizzare? Perché le stesse associazioni non promuovono questa la realtà o contribuiscano, insomma, a mettere in piedi questa cosa. Prima proposta, perché sembrava per certi versi che potesse essere, se non delle stesse dimensioni, ma di dimensioni più piccole, realizzato comunque uno spazio al coperto. E questa non è stata, non ha avuto seguito. L'altra proposta era quella alle associazioni di, visto che lì non si sarebbe fatto il tendone e così via, dice a questo punto cerchiamo, se riusciamo, a utilizzare di più gli spazi del centro cittadino. È una richiesta che io ho letto prima di venire a Voghera, che esiste da anni, cioè ogni anno si torna su questo discorso. La fiera si pone in contrapposizione con il commercio fisso del centro. Allora, se è vero questo, supponiamo che sia vero, io trovo logico che anche chi è nel centro si attivi per rivitalizzare il centro col concorso dell'amministrazione comunale e anche su stimolo eccetera dell'amministrazione comunale. Questa seconda parte della proposta è stata in parte accolta perché effettivamente ci saranno delle iniziative anche.